Allora, direi che possiamo cominciare. Intanto grazie di essere venuti a tutti, perché siamo qui, lo sapete, quasi tutti quelli che sono qui, tranne qualche collega giornalista, siete qui perché avete fatto un casting, avete partecipato a un casting per il film che nasce da un'idea della memoria viva, la bambina che non sapeva odiare, e voi siete quelli scelti, adulti, bambini, per fare ragazzi, per fare ruoli diversi. Il regista, ovviamente, Giambattista Santi, ci dici subito i protagonisti principali, perché sì, sappiano con chi si troveranno a lavorare loro. Sì. Allora, grazie di essere venuti. Quanti numericamente erano più di 50? Numericamente sì, erano un centinaio, ma sono 55 quelli scelti, ai quali si aggiungono altri 4 che sono i nostri già ambasciatori più giovani, quelli che sono venuti con noi da Liliana Segre, ai quali si aggiungerà una classe di Castellamonte che già avevamo previsto, ma quelli del casting, il 55% di chi ha partecipato è stato scelto. Tu sei stato buono. Beh, allora, più che buono, ho seguito i consigli di un grande del cinema internazionale, che era Sergio Leone. Io ho avuto la possibilità di studiare 3 anni con Sergio Leone e di frequentare Casa Leone solo perché avevo saputo qualche mese prima che il papà di Sergio Leone è sepolto in un paesino a 25 km dal mio, in provincia di Avellino. E il paese si chiama Torrella dei Lombardi ed era un grande regista del cinema muto, pensate. E solo perché andò in disaccordo con Mussolini gli troncò la carriera e Sergio Leone di questo ne ha sempre sofferto. Pensate che la prima apparizione di Leone era il giovane seminarista nel film, in un'inquadratura molto semplice, Ladri di biciclette di De Sica. E prima di morire, Vincenzo Leone morì confinato come esule antifascista in questo paesino di poco più di 1200 abitanti, raccomandò a Vittorio De Sica il proprio ragazzino. Leone poi ha studiato con gli americani, vi ricordate Ben-Hur, la scena della corsa delle bighe, tutta opera di Sergio Leone, che a cura di William Wyler, regista del film, riuscì a girare quella corsa delle bighe che in America dicevano che era impossibile perché non c'era la grafica computer, tutte quelle comparse erano vere, quei soldati romani che rischiavano di essere travolti dai cavalli erano tutti veri, e Leone riuscì in poco più di 2 mesi e mezzo a girare quella scena, che era una delle scene chiavi del film. Leone mi ha sempre detto una cosa: Giambattista, quando farai i tuoi film, non ha detto il tuo film, ha detto i tuoi film, quindi augurandomi già all'epoca che non avrei fatto un solo film, mi disse: attenzione ai particolari, attenzione alle comparse. Puoi avere un grande Robert De Niro, ma se dietro De Niro hai delle comparse che non sanno muoversi, che sono impacciate, che non hanno capito, non hanno compreso le indicazioni, rischi di rovinare la scena. Il mio primo film è stato fatto con Claudia Cardinale in un paesino della Puglia, 4 anni fa, ed ebbi molta attenzione alle comparse, film che ha fatto scattare la nomination ai David di Donatello a una Claudia Cardinale a cui il cinema italiano sembrava che fosse parcheggiata. E 2 anni dopo ho fatto un film, Il giovane Pertini, combattente per la libertà, con Dominique Sandà. Voi tutti ricorderete Novecento di Bertolucci. Dominique Sandà era la moglie di Niro, accanto a Depardieu e Stefania Sandrelli. Anche ella molto molto contenta che io avevo destato molta attenzione ai particolari e quindi anche alle comparse. Non siete stati scelti perché non sapevamo cosa fare o perché non sapevamo, per scusarci magari con qualcuno, siete stati scelti, e devo dire la verità, perché meritatamente ognuno di voi ha saputo esprimere attraverso il provino un volto, una battuta. Io ho fatto delle domande molto semplici, ma dietro questa semplicità nascondevo la possibilità che venisse fuori anche un ammiccamento, uno sguardo che serve nel film. Il cinema non è fatto di parole, quello lo fa la televisione, vero signora Pazzetti? Sì, direi. Il cinema è fatto di immagine, di luce, di fotografia e soprattutto anche delle cose non dette. Pensate, faccio una piccola parentesi, un giorno Mario Monicelli entrò in classe e ci disse: qual è la più bella dichiarazione d'amore della storia del cinema italiano? Avete 15 minuti per scriverla. Eravamo 30 ragazzi e facemmo 30 clamorosi errori, intere pagine, e lui disse: no ragazzi, un soldato sta vedendo il treno che sta partendo per la prima guerra mondiale, c'è una donna che attende uno sguardo, un passaggio, una frase,
si avvicina ed era Vittorio Gassman dal film La Grande Guerra a Silvana Mangano e gli dice io, e Silvana Mangano risponde anch'io, la più bella dichiarazione d'amore della storia del cinema italiano. Allora, le comparse a cui mi rivolgo con grande gratitudine, esprimo profonda gratitudine, il vostro impegno, adesso lo vedremo nel PDL, piano di lavorazione del film, sarà uguale a quello della signora Fazzolari, a quello della signora Eleonora Giorgi, che sarà la Lidia anziana del film, Stefania Rocca, che sarà la giornalista che condurrà un'intervista a Cracovia, ma badate bene, giriamo a Cracovia, ma giriamo anche a Castellammonte, sia con Stefania che con Eleonora. E abbiamo Massimo D'Apporto, che però non verrà a girare né a Castellammonte né a Cracovia, ma a Firenze, perché la sua scena riguarda Firenze, ma verrà a Castellammonte quando presenteremo il film. E c'è accanto a me Daniela Fazzolari, che io invito già a raggiungermi, che sarà la mamma di Lidia piccola, quindi sarà la madre che nel racconto del nostro film è la madre che poi tenterà di raggiungere dopo 20 anni, di rispettare questo giuramento. Lei girerà a Castellammonte con tutti voi, così come girerà in altri luoghi del film. Il film ha un piano di lavorazione che parte dal 20 agosto al 20 settembre. Sapete bene che oltre a Castellammonte c'è anche il campo di Fossoli, dove gireremo gran parte delle scene di massa. E altre scene di massa le gireremo a, come si chiama quel comune a 5 km dove abbiamo proprio il treno, il vagone? Fabria. Fabria. Fabria, dove c'è un vagone di un vecchio treno. Esatto. Esatto. Quindi Fabria discutiamo a pochi chilometri da Castellammonte. Però gireremo a Cracovia. Sì. Gireremo, speriamo, nelle vicinanze ad Auschwitz, diciamo, poi vedremo dove. Gireremo, hai detto, in Toscana, gireremo a Castellammonte, in altre zone del Canavese, gireremo a Fabria, a Fossoli, hai detto. E hai detto, protagonisti Eleonora Giorgi, Stefania Rocca, Massimo D'Apporto e Daniela Fazzolari. Daniela ce l'abbiamo qua. Daniela ce l'abbiamo qua. Intanto gli facciamo un omaggio, se Serenella ce la vuole, ce la vuole dare. Io volevo anche dire sulla location in cui noi siamo qui ospiti, è una bellissima location che ho fatto vedere in Polonia. Dovete sapere che in Polonia ci stanno autorizzando per Auschwitz, stiamo tentando di fare il tutto per tutto per poter girare almeno il finale del film, cosa che io non sapevo, non immaginavo che un regista come Spielberg non gli avevano dato il concesso, non gli avevano concesso il permesso di girare lì, così come a Roberto Benigni, che ha dovuto ricostruire in una vecchia acciaieria a Terni Auschwitz. Se tutto dovesse andare bene, io ci credo, perché ci credo nel film, non vedo il motivo per cui dovrebbero dirci di no, perché è la scena finale del film, quindi gireremo anche ad Auschwitz e avremo il patrocinio onorario del museo di Auschwitz. Ho fatto vedere questa bella location e mi è parso di capire che il cinema polacco se l'è presa un po' con noi, perché dice, vabbè, è una bella storia, avremmo potuto farla noi, perché voi italiani, e oltretutto, badate bene, sono tutti attori italiani, tutti tecnici italiani. È un film completamente italiano che va in Polonia non per saccheggiare la storia dei polacchi e per demonizzarla, assolutamente no. Noi andiamo in Polonia perché ci è sembrato giusto conoscere questa signora, Lidia Maksimowicz, la cui vicenda reale è parte integrante del film, e si è concessa una produzione come la Stemo Film, che è una buona medio produzione, ma che non è né la Warner né la Cattleya o la Medusa, e hanno cercato di dire, vabbè, in tempi di Covid forse siamo una delle poche produzioni che riusciamo a girare un film e a portarlo a termine. Questa location è molto molto importante perché, vedete, è internazionale. Oggi siamo riuniti in questo parco e chi l'ha detto, non potrebbe essere il parco Plantin di Cracovia che ho visto qualche giorno fa, oppure il castello così tenuto benissimo dal conte, che io saluto ringraziamente, non potrebbe essere un liceo linguistico di Cracovia da cui esce Lidia con le sue amiche. Nessuno ce lo vede, il cinema è un blef, ma deve essere un blef elegante, non deve essere un blef volgare. I blef volgari li lasciamo ai cosiddetti film di Natale, se continuano a essere. Noi speriamo che il cinema italiano, con le grandi risorse economiche, non conti soltanto su un film piccolo come la nostra produzione indipendente, ma che faccia quello che noi amiamo fare anche in termini un po' più grandi. Ma il cast, il fatto che queste attrici abbiano accettato, e devo dire che dalla signora Fazzolari alla signora Giorgi
hanno diminuito quasi del 50% il loro cachet pur di esserci. Non lo dire, che poi tutti le prendono a metà prezzo. Io vi ringrazio sin da adesso, vi chiedo soltanto di avere pazienza di un paio di settimane, perché vi raggiungeremo sui vostri, abbiamo tutti i loro dati, sia dai bambini della scuola, che saluto la vicepreside di Castellamonte, il preside c'è? Ce lo salutate? Sarà uno dei cattivi del film, va bene? Sì. Eh sì, con quella barba che ha, mi sembra. Avremmo dovuto far fare la cattiva alla vice che fa la cattiva col preside, così avremmo potuto. La vice mi piacerebbe vederla proprio piangere in questo vagone bestiame, chiusa, con due bambini addosso. Che... Non è credibile come cattiva. Comunque, anche se molti di voi pensano di fare i buoni, poi saranno i cattivi, o molti di voi pensano di fare i cattivi e saranno i buoni, sappiate tutti che è un grande onore per noi avervi, come pensate anche per voi quando il film uscirà, perché il film ha una data già storica, 27 gennaio del 2021, poi il film verrà venduto, immagino, Rai Cinema o le piattaforme satellitari, il film sarà comunque visto, pensate che ognuno di voi lascia un segno anche nel film. Se il film dovesse andare bene, come tutti ci auguriamo, perché verrà venduto da Israele a Taiwan, perché la tematica è una tematica internazionale, sappiate tutti che ognuno di voi in questo film ha qualcosa di utile, di concreto, e potrebbe un giorno poter dire, al di là di tutto, di quello che sarà il film, degli incassi del film, io in quel film c'ero, e c'era in un film con un cast di attori, ma soprattutto girato in Polonia, dove noi italiani corriamo il rischio di essere avversari. No, hanno detto, non dobbiamo essere avversari, noi facciamo un film La bambina che non sapeva odiare, quindi azzeriamo tutti i contrasti che possono esserci tra la Polonia, l'Italia, tra questi angoli di antisemitismo che stanno per sbucare inaspettatamente in ogni angolo d'Europa. È una tematica particolare e ognuno di noi, anche dal macchinista, dall'elettricista, anche dal ragazzino che porta l'acqua minerale sul set, può ritenersi orgoglioso. Grazie. Allora. Grazie. Allora, ti dicevo che Daniela, che parte farà? Daniela, hai detto la mamma giovane. Daniela è la mamma giovane di Lidia, che giurerà in questa notte, mentre partono le marce della morte nel gennaio 45, tornerà indietro, bensì seguita da due tedeschi che la picchiano. Dirà... Per finta? No, perché la preoccupi, la picchiano per finta. Ho passato per un passeggio nella vita, per finta. Giurerà alla bambina che un giorno verrà a ritrovarla e dovrà dire alla bimba, ricordati chi sei, ricordati da dove vieni, non dimenticare mai il tuo nome. È un giuramento al quale fare fede diventa veramente quasi una mission impossible. Un soldato tedesco la prenderà di schiena, la picchierà ancora. Sapete tutti che alla marcia della morte le donne in coda, come si inginocchiavano perché indebolite dallo stress, venivano fucilate immediatamente. E lei, nonostante tutto, riesce a sopravvivere perché per tenere fede a quel famoso giuramento. Abbiamo le Lidia anche qui. Allora, siccome lei farà la mamma, io voglio vedere se ci sono. La bimba di 5 anni, che è la Lidia, allora, piccola. Evelyn. Dov'è? Dov'è Evelyn? 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 Vieni. Ecco, salutiamola con un applauso. Eccola qua. Allora, lei sarà nel film a tua mamma, vuoi dargli sì. Queste cose? Oh, guarda! Vai. Wow, sono per te? Più grande. Lo prendo io, tu lo apri? Rimani con noi, Evelyn, perché adesso conoscerai la Lidia, 20 anni. Conoscerò. Vedrai come sei cresciuta. Come cresci. Vedrai come sei cresciuta, sì. Lidia cresce nel film e la Lidia cresciuta sarà Carlotta Antonante. Dove sei Carlotta? Eccola. Vedi, vai. Salve. Carlotta. Vicino a me così. E anche per te il cristallo, grazie. Per te. Grazie. Allora, questi sono manca, la mamma, figlia piccola. Manca la Lidia anziana. Manca la Lidia anziana, che sarà?
E l'onore a Giorgi. L'onore a Giorgi. Non ha bisogno di... Preferisco farla giovane, l'anziana farla fare gli altri. Tra l'altro c'è una curiosità. Quando Lidia, poi adesso diciamo un po' la storia, vi faccio un po' la storia. Quando Lidia conosce sua mamma quanti anni ha? 45. Quanti anni hai? 45. Vedete, non è più un bluff, il non cinema... Guarda il caso. Scusa se ho fatto dire ma guarda, 30, non l'ho mai nascosto per cui. Allora, la mamma di Lidia conosce Lidia quando ha 45 anni, la mamma che interpreterà Lidia ha 45 anni. Quindi prima di chiedere due cose a lei ovviamente, la storia sarà un po' questa, perché siccome voi sarete comparsi del film, poi avrete tutto. Gli posso dare un feedback solo sì, per sì, la storia. Allora, fra le comparse speciali ci sono i nostri ambasciatori della memoria, che sono tanto i ragazzi che sono venuti con noi già a Cracovia, che sono venuti con noi da ovviamente dalla senatrice Segre, che ci hanno già seguito. Ci sono Stefano Andreotti, che è figlio di Giulio Andreotti, del senatore Giulio. C'è Alessandra Ferraro, della RAI, caporedattore della RAI di Aosta, qui c'è la RAI di Torino, e vi spiegherò perché. C'è Emilio Champagne, che è uno dei nostri ambasciatori, ma altri ambasciatori... Emilio Champagne dov'è? Emilio Champagne c'è... Ormai sei entrato, sei uno Emilio dei tre dirigenti del Cremlino. Emilio Champagne sarà un dirigente del Cremlino, per chi lo conosce. Allora, farà il dirigente del Cremlino. Nelle prossime conferenze stampa che ci seguirà, ne faremo una a luglio, saremo fine luglio al Senato a Roma, alla presentazione al Senato di questo film, chi ci seguirà poco per volta vedrete tutte queste caratteristiche verranno fuori in questa storia. La storia di Lidia è, come diceva, la storia di una bambina che nel 43 a 3 anni finisce nella baracca di Mengele, dottore, l'angelo della morte, quello che faceva gli esperimenti sui bambini, che sta lì un anno e più ma si salva, che ha la mamma in una baracca vicina che ogni tanto passa e gli porta un pezzetto così di pane e che a un certo punto sparisce. Tutte le volte che gli porta il pane gli dice ricordati come ti chiami, ricordati di me, io verrò a cercarti, a un certo punto sparisce. I tedeschi abbandonano Auschwitz, arrivano i russi, vengono aperte le porte delle baracche, anche quella delle bambine. I bambini erano come oggi gatti, cani per strada, non c'erano mica gli psicologi, le associazioni di sostegno. Le famiglie polacche di buona volontà andarono e se ne portarono ognuno una casa. E una famiglia si portò a casa Lidia. E quando lei chiese di sua mamma, che non la vedeva più da mesi, gli dissero guarda quel mucchio, era un mucchio di le mamme sono tutte lì. Quindi lei visse pensando che sua mamma fosse morta, ma all'età di 15-16 anni cominciò, anche grazie a non svegliamo chi, a pensare di volerla sapere chi era sua mamma, non cercarla perché sapeva che era morta, ma voleva provare a capire chi era sua mamma, come si chiamava lei realmente. Lei ha un numero ancora adesso. Andate sulla nostra pagina Facebook, alle 4 abbiamo pubblicato l'intervista da cui è partito tutto, 9 minuti in cui lei, oggi ottantenne, racconta la sua storia. Allora, con questo numero comincia a chiedere a tutte le associazioni e organizzazioni che nel 60 circa incominciavano ad occuparsi di queste vicende, di cercare i morti, i feriti, dove erano gli internati, tutto, no? Quando ha 18 anni da Amburgo gli arriva una lettera dove dice che in Russia c'è una donna che cerca il suo numero. Il numero che lei aveva segnalato, quella donna che cercava il suo numero era sua madre. Sua madre è partita con la marcia della morte, sopravvissuta alla marcia della morte, portata in Russia dall'esercito russo con 33 kg e data per morta quasi tutti, come quasi tutte le altre donne. Che molti di quelli che nel campo furono liberati morirono nei mesi successivi, lei si salvò e non smise mai di cercare. Quando aveva 18 anni, quindi Carlotta la rappresenterà quell'età lì, incontrerà
Daniela. Noi avremo anche, speriamo, il film originale del telegiornale russo, perché ci mostra il trenino per fare questo grande incontro, perché era la prima bambina che tornava a ritrovare sua madre. Pensate che bella storia. Una storia che nel nostro film nascerà a Intro, in Valle d'Aosta. Come fa a nascere Intro? Perché? Come si fa a conoscere questa storia? Ci sarà una giornalista che andrà a fare un servizio su Giovanni Paolo II, e così renderemo omaggio anche al centenario di Giovanni Paolo II, andrà a fare un servizio sul centenario di Giovanni Paolo II, parlerà con la giornalista della RAI, vera in questo caso, vera in questo caso, perché l'Alessandro Ferraro è il caporedattore della RAI di Aosta, parlerà con lei e lei gli racconterà qualcosa dell'amore di Giovanni Paolo II, dice: ma di storie di amore ce ne sono tante, io sono anche ambasciatrice della memoria viva, c'è anche questo. Lei rimarrà colpita e partirà alla volta di Cracovia, e a Cracovia ci sarà il dialogo con la Lidia del film, ovviamente ottantina, e percorreranno tutta questa storia. Quindi questa è una storia che nessuno ha mai raccontato come film. Vi dico solo alcune cose brevissime, perché non voglio più tirarla per le lunghe. Fra i patrocini già concessi, quindi timbri fatti, ci sono l'alto patrocinio del Parlamento Europeo, quindi non sarà filmato, quello dell'UNAR, che è il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'Ambasciata d'Italia in Polonia, del Consolato Onorario d'Italia a Cracovia, dell'Istituto Italiano di Cultura di Cracovia, della Città Metropolitana di Torino, del Comune di Intro, dell'Anti Provinciale, e l'altro ieri, ho perso il tempo, eravamo ad Auschwitz. Abbiamo parlato con una vice direttrice del Museo di Auschwitz, entusiasta del progetto. Saranno i nostri, diciamo così, consulenti storici, rivedranno la scenografia, la sceneggiatura, e poi non escludono di darci il loro patrocinio. Sarebbe la prima volta che succede. Allora, tu ovviamente rappresenti un po', Daniela, tutte le attrici di punta di questo cast. Com'è che uno dice, vabbè, ho niente da fare, faccio questo film? Oppure com'è che uno dice, faccio un film così, accetta di fare un film così? È una storia che, di cui anche tu fai parte, sai benissimo che il nostro incontro è qualcosa che è iniziato, non saprei nemmeno io bene come, ma ha avuto un suo corso, probabilmente perché doveva essere. E quindi voglio credere sinceramente che anche come messaggio, dopo tutto quello che abbiamo vissuto, dopo questi mesi di lockdown, dopo mesi in cui tutto si è fermato, tempo, spazio, qualsiasi cosa, e in cui tutti, credo, in un modo o nell'altro ci siamo un po' ritrovati a renderci conto che cosa ti resta quando tutto si ferma, quando il tempo e lo spazio si fermano, che cosa ti resta? Ti restano gli affetti, ti resta la convinzione di quello che hai fatto, di aver lottato per quello che credevi contro tutto e contro tutti. Almeno a me è successo questo. E visto che non mi ritengo diversa ma umana come tutti, penso che in un modo o nell'altro sia la stessa cosa che è successa a tutti noi, grandi e piccoli, solo che ognuno di noi lo trasmette in un modo suo. Questo sarà il mio modo, perché avere avuto questa opportunità di incontrare prima Giambattista, l'associazione La Memoria Viva, a seguito di questo, perché avevamo iniziato insieme a Giambattista un progetto con la Segre per portarlo nelle scuole, per fare quello che lei ha sempre voluto fare e poterlo fare anche a livello attoriale, quindi portandolo nei teatri ma coinvolgendo le scuole. Che cosa è successo? Che il teatro e la scuola sono forse i due, diciamo, proprio capostipiti di tutto ciò che non si sa bene che cosa succederà. Ecco, questo purtroppo è un po' la realtà. E quindi ci siamo dovuti trovare a interrompere quel progetto, in cui invece non si è fermata la nostra voglia di fare qualcosa insieme, e questo cammino di conoscenza anche attraverso delle videoconferenze che ci siamo fatti tra noi come interviste, anche proprio soltanto conoscitive. E nel momento in cui Giambattista mi ha parlato di questa storia, mi ha detto: sai, abbiamo l'opportunità di poter fare comunque un programma, diciamo, lo chiamo programma perché per me è qualcosa che ha un inizio e non deve avere una fine, fare un film invece che continuare adesso che non si può portare questo nostro progetto. Così è nata.
il mio personaggio in particolar modo penso che sia un po' l'antitesi di quello che ho voluto dire fino ad oggi, perché una mamma che dice ad un figlio ricordati chi sei, ricordati della tua identità, quindi non perdere chiunque tu sia, e quindi anche in un momento di guerra, di difficoltà, di pandemia, di qualsiasi cosa che crea dramma, perché in un modo o nell'altro, con le bombe o senza le bombe, il dramma comunque in qualche modo noi lo abbiamo vissuto come in guerra, non voglio dire come una guerra, ma come hanno vissuto in guerra. Facciamo tesoro di queste sensazioni, di queste emozioni, di tutto questo, perché la cosa che io, forse l'unica cosa che ho imparato sempre dai miei nonni e quindi anche dai genitori, è la forza di chi nel dopoguerra aveva appunto la forza di ricostruire, di partire da zero e costruire. Noi siamo generazioni purtroppo viziate, siamo generazioni che sono nate da quello ma non hanno vissuto quello, quindi lo hanno assimilato come una favola, come qualcosa di sì, è successo, esattamente come ad Auschwitz, come nei campi di concentramento, sì, è successo, forse è successo, ma era 60 anni fa, non parliamo di 100.000 anni fa. Quindi recuperiamo questa forza nel ripartire, e penso che la forza di Giambattista e di questo progetto sia proprio questo, ripartire da zero, quindi dal basso, e fare un qualcosa perché lo si vuole fare, non perché lo si deve fare. E quindi insomma questo è un po' quello che io recito. Sì. Lucas, che fratellino adottivo. Lidia ha un fratellino adottivo. Lucas, vieni. Lucas sarà il fratellino adottivo. Perché non abbiamo fiori, mettici vicino a Carlotta. Mettici vicino a Carlotta, anche perché tu sarai il suo fratellino adottivo, ma anche il suo, perché loro due sono allo stesso modo. Quindi tu sarai il loro fratellino adottivo. Poi non svegliamo le altre, perché sì, se ne abbiamo già altre idee. L'importante è che sappiano che gli altri bambini, tutti qui presenti, sicuramente parteciperete al film nelle scene della prigionia, delle baracche dei bambini, vero Elso? Sì, e avranno quindi un ruolo, e avrete un ruolo, non sarete... E avrete un ruolo, un ruolo esatto. Come abbiamo detto, poi di ruolo non vuol dire che starete 10 minuti in video, basta un minuto, basta 40-50 secondi, ma però, quelli esatto, che restano, perché stare un'ora a passeggiare avanti e indietro di un film non serve a niente. Ci saranno bambini che giocheranno a nascondino, mentre i soldati tedeschi li sorvegliano pensando in qualche errore. Ci saranno i due gemelli, guarda quanto sono belli i due gemelli, perché sapete... E sono gemelli! E sono gemelli! Perché sapete tutti che Mengele andava alla disperata ricerca dei gemelli, per iniettare loro negli occhi una particolare... Non mi porterete a casa loro, neanche non iniettato, diciamo subito. Tranquilli. Nomi loro, nomi... Lei che viene picchiata. Pensate che Mengele voleva cambiare il colore degli occhi ai gemelli, e quindi c'è questa scena che gireremo con i gemelli, e altri bambini che parteciperanno a giocare a nascondino, altri avranno, come dire, delle responsabilità maggiori anche nei confronti di lei, perché ci saranno scene in cui quando vi si lancerà un pezzo di pane, quel pezzo di pane vi pone tutti in concorrenza, spintoni, gomitate, perché tanti di voi non hanno non mangiato da tanti giorni. Non pieni di lividi, mi raccomando, perché poi qua vi giocate, tu gli dici così, sembriamo degli assassini, a lei la picchiano, questi gli iniettiamo loro e questi devono fare gomitate per un pezzo di pane. È tutta finzione, state tranquilli, è tutta finzione. I patrocini ve li ho detti. Allora, l'associazione La Memoria Viva, che è di Castellamonte, in questo progetto porta l'idea, porta le sue risorse, porta la promozione, porta la logistica qui a Castellamonte in Canavese, porta la sua esperienza, porta tutto il bagaglio, porta i suoi ambasciatori. Lei... ma anche Andreotti, Champagne,
sicuramente la Marchetti che farà così con Marti, i ragazzi che sono venuti con noi, oltre a tutto il cast, quindi porta i suoi ambasciatori, però dobbiamo essere onesti, onori e oneri sono della Stemo Production e di Gian Battista. E anche, di Roberto Falletti, che è stato Roberto Falletti che ha Adesso vi voglio leggere il messaggio che ci ha mandato una delle nostre ambasciatrici della Memoria Viva. Voi sapete, abbiamo ambasciatrici e ambasciatori della Memoria Viva. Il messaggio è della senatrice a vita Liliana Segre. Lei non si occupa di spettacolo, è chiaro che per Daniela Fazzolari, che fa lo spettacolo, che si occupa di spettacolo, che fa l'attrice di professione, questo è un progetto che la vede coinvolta direttamente, non certamente la nostra ambasciatrice Liliana Segre, che però, come tutte le nostre ambasciatrici e i nostri ambasciatori, ci seguono e ci incoraggiano in tutti quei progetti che aiutano a rinverdire la memoria o a creare una memoria che sia utile al futuro. Questo non è l'unico progetto nostro, abbiamo progetti che riguardano l'ambiente, che riguardano la salute. Oggi però siamo qui a parlare di questo film e questo è il messaggio che ci ha mandato la senatrice Liliana Segre. Non sono una critica cinematografica, ho però la storia sulla pelle. L'odio è una tempesta, scrive Liliana Segre. La nostra Europa, casa comune, nasce da quella devastazione. Se siamo qui ora a ripercorrere i sentieri della memoria, percorso imperfetto di ricucitura civile, è per dire ancora una volta mai più. Non dobbiamo mai perdere di vista il significato della parola libertà, bene pubblico più prezioso. La Costituzione repubblicana ci ha consentito di entrare nell'età dei diritti, senza condizioni. Quella carta straordinaria ha abbattuto il pregiudizio, rendendoci tutti uguali davanti alla legge, senza distinzioni di puntini, puntini, puntini. Quella frase sospesa, come nel film che citava prima il regista Gian Battista Sarti. Perché in quei puntini sospesi c'è tutto quello che non basterebbero pagine per scrivere. Una condizione straordinaria ma terribilmente fragile. La democrazia è il privilegio degli uomini e donne libere, ma ha bisogno di un buon grado di manutenzione. E a questo serve la memoria, a questo serve il buon cinema, a fare ogni tanto un bel tagliando alla nostra democrazia, soprattutto alla nostra coscienza democratica. Se poi qualcuno avesse ancora voglia di nutrire sentimenti d'odio, sappia che chi odia sta dalla parte sbagliata della storia. Firmato Liliana Segre. Questo è il messaggio che ci invia la nostra ambasciatrice della Memoria Viva, la senatrice vita Liliana Segre. Molti patrocini istituzionali, abbiamo l'onorevole Bonomo. Pensate che l'onorevole Bonomo, io credevo fosse una candidata ai provini e mi sono detto una bella donna, non ricordo però di averla vista qualche giorno fa, e invece ho scoperto oggi che è onorevole Bonomo. Grazie. Che ti tocca fare una parte nel film. Ma dico, guardate che ho anche fatto una piccola parte. Ah, beh, allora si può fare. No, scherzo. Però mentre quando ero amministratrice comunale abbiamo fatto un cortometraggio sulla figura di Bernardino Drovetti, che è un personaggio di Barbania, diciamo colui che ha dato, diciamo, per il quale bisogna ringraziare per il Museo Egizio di Torino, ma anche la collezione di Londra, Parigi. E quindi nel farlo, coinvolgendo i ragazzi, mi è toccato poi dover fare anche una piccola scena. Quindi però
parte gli scherzi, ovviamente io lascio lo spazio a voi e a chi, ma con piacere, e a chi fa questo, di lavoro. Chi ci troverai? No, scherzi a parte, lascio ovviamente a voi. È un piacere per me essere qui oggi, prima di tutto perché, come sempre, quando l'associazione La Memoria Viva mi coinvolge, per me è un piacere venire, perché è una sicurezza perché sicuramente il lavoro che loro fanno come associazione di trasmettere la memoria in tutti i modi è sicuramente un messaggio, un lavoro che loro fanno è da sicuramente efficacia, perché con i ragazzi, con la scuola abbiamo condiviso un'esperienza a Cracovia proprio recentemente, anche se nella mia storia, ma anche nella mia storia personale, ho sempre studiato dei temi appunto dell'Olocausto e della memoria. Devo essere sincera che il momento che abbiamo vissuto insieme, grazie ai ragazzi, grazie all'associazione, ad Auschwitz è stato dal punto di vista proprio personale molto arricchente. Quindi sono sicura ogni volta che vengo qui, ogni volta che vengo con loro, ogni volta che condividiamo un percorso, che sarà un percorso che lascerà sicuramente il segno dentro di me. Anche oggi, infatti, non ho dubbi, grazie a un regista come Giambattista, che ha saputo già trasmettere nelle poche cose che ha detto adesso, Giambattista Santi ha saputo trasmettermi che cosa si potrà vedere e che cosa si potrà poi sicuramente presentare successivamente, ma anche grazie sinceramente alle parole e a quello che ci ha voluto trasmettere una delle attrici. Penso che con la sua storia sta raccontando anche a voi, a chi farà questa esperienza che proviene da questo territorio. Lei sicuramente ha un'esperienza come attrice e potrà raccontare anche a voi, no? come diciamo attori principali, ma anche tutte le comparse che ci saranno, quella che è un'esperienza e quello che significa anche fare cinema, e quindi poter trasmettere delle emozioni, che sono quelle che anche ci ha voluto trasmettere nelle parole che ci ha detto prima. Sicuramente questo lockdown è stato un momento che ha creato anche lì delle ferite in ognuno di noi, che ha creato delle ferite anche nelle persone che sono qui, e credo che questa opportunità di questo film fatto in questo momento, raccontando una storia così importante come ci veniva detto, quella di Lidia, che dà un messaggio molto importante, no? Cioè, la bambina che non sapeva odiare. L'odio noi vediamo oggi, ma lo vediamo purtroppo in ogni tempo, come l'odio rischia sempre di attecchire, di svilupparsi, quindi sta a noi, no? Cercare di essere sempre quelli che invece lo bloccano, quelli che quando vedono che sta per attecchire fanno qualcosa per contrastarlo. Quindi credo che un film come questo fatto in questo momento sia un segnale importante, come si diceva prima, come diceva prima anche Giambattista, di coraggio, che ci va ovviamente quando uno fa un film, ma sicuramente che saprà trasmettere un messaggio importante per questo tempo. E in più credo che, oltre a poter trasmettere questo messaggio importante per questo tempo, credo e ringrazio, perché sono sicura che sarà un'opportunità per questo territorio.